Benvenuti a questo nuovo appuntamento online della Polinote Music Room. Siamo al centro della città di Pordenone, al Caffè Letterario, un luogo magico dove poter passare il vostro tempo per scambiarsi idee, chiacchiere, incontrarsi e incontrare, facendovi accompagnare da un caffè, un calice di vino o gustandosi piatti della cucina semplice e molto curata. Questo è uno spazio polifunzionale, un grande gioiello della nostra città ed è in questo bellissimo luogo che sono veramente felice di ospitare due grandissimi artisti che sono Enrica Bacchia e Massimo Zemolin. Benvenuti. Buonasera a tutti, grazie. Sono un po' emozionata ad avervi qui e sono molto molto felice anche perché poi insomma faremo una bella chiacchierata, ma soprattutto potremo condividere un po' della vostra Oh, musica. certo. E quindi veniamo a voi. Io vorrei che raccontaste un po' della vostra storia insieme, no? Come i vostri destini musicali si sono incrociati, ecco. Guarda, io posso solo raccontare che ci siamo conosciuti circa 30 anni fa, quindi è un buon periodo questo, no? Per omologare un duo. Ecco. E 30 anni fa io passavo all'inaugurazione della nuova sede di strumenti a Azzano Decimo, dove appunto c'era Massimo con la bravissima Laura Ivan, e ho sentito questo chitarrista pazzesco, estremamente bravo, che sapeva finalmente accompagnare, cioè sapeva cosa voleva dire accompagnare una voce, ma in modo non superficiale, ma profondo. E questa cosa mi ha toccato. E da lì poi, insomma, ci siamo conosciuti, ci accomunava molto quello che era il jazz come passione, ma anche la musica brasiliana, e da lì poi siamo partiti con un progetto nostro, così da portare poi, insomma, nei concerti, nelle nostre serate. Certo, wow, e io sono stata moltissime volte presente ai vostri concerti, ho dei ricordi davvero belli belli. Qual è il mondo che si viene a creare quando due persone suonano insieme da così tanto tempo? Intanto vorrei aggiungere che sì, appunto, io ho suonato spesso in due, un po' la mia natura, quella di accompagnare il duo, la chitarra. Dopo ne parleremo magari come sono nate tutte queste cose. Quello che ci ha portato avanti, secondo me, è stata anche proprio un po' la libertà, no? La cosa Certo. che forse ci costra, parlo anche per Enrica, magari, che ci contraddistingue, questa libertà che ci prendiamo ogni tanto. Cioè, quindi non solo nell'arrangiamento dato, perché abbiamo, come dire, un po' dei canovacci, no? Diciamo, ma proprio nella libertà estemporanea, proprio in quel momento. Questa è un po' una caratteristica, una delle caratteristiche anche del jazz, quindi anche quando non facciamo dello swing in senso stretto, siamo comunque molto liberi, anche prendendoci qualche rischio, Eh beh, che certo. però ci rende Un bel vivi, rischio. diciamo, sì, ecco, sì. Sì. Sì, un po' la libertà anche della La dimensione libertà, piccola del sì. duo, no? Sì. Penso sia questa un po' la cifra della nostra collaborazione, insomma, dove ci siamo un po' incontrati, no? Su questo Certo, terreno certo, qua. certo, certo. Liberi, ma molto attenti, perché quando costruisci un brano che hai sentito con una orchestrazione pazzesca, no? Magari, e sai che devi riportarlo in duo, devi cambiare completamente il modo di pensare la musica, di Certo. pensare quel brano, no? Deve essere rivisto. E devi essere tu come voce e tu come strumento, devi portare il tutto. Non è che tu vieni accompagnata e tu canti, fai la cantante, ma deve esserci un ruolo ben chiaro di influenza anche, no? Assolutamente. Cioè di interplay, vero, insomma. Certo, penso anche che il fattore rilevante siano i vostri due strumenti singoli, no? Che sono di per sé Certo. di un certo valore. Quindi volevo sapere innanzitutto da Massimo come è nato il suo amore per la chitarra e anche
perché hai scelto questo tipo di chitarra, che forse per il duo ha, credo, anche un sound un pochino più ricco, no? Sì, allora, per la mia generazione la chitarra è stato lo strumento più iconico, diciamo. Cioè, noi guardavamo la TV a quei tempi, secondo me molto diversa, con un certo tipo di qualità, e guardavamo, a me piaceva molto Roberto Muro, sembra strano, mi è sempre piaciuta molto la chitarra che accompagna la voce. Quindi Roberto Murolo, ho un ricordo pazzesco di una trasmissione con Gianni Minà, che in bianco e nero, che dal Brasile, c'erano Toquinho, Vinicius de Moraes che cantavano in una isoletta brasiliana, queste cose brasiliane, quello mi è sempre rimasto. E quindi tutto nasce proprio da questo amore per la chitarra che accompagna la voce, che secondo me è la quintessenza della chitarra. Quindi a me piace molto accompagnare, perché mi piace molto la canzone, la forma canzone. E così, insomma, dopo ho cominciato a fare delle lezioni di chitarra con, tra l'altro, il mio maestro di chitarra, il maestro Piersante, il primo maestro di chitarra, suonava insieme al papà dell'Enrica. Quindi, per chi ci vuole credere, o per chi pensa che gli incontri siano, come dire, un po' predestinati, forse le cose... Vanno avanti un po' così. E dopo, il mio amore dopo è soprattutto, come ho detto, per gli strumenti acustici, quindi io sono nei miei ascolti, ho ascoltato sempre più il lato acustico della musica, quindi anche il jazz è sempre stato quello acustico. E ho cominciato con la chitarra acustica, che un po' facevo un po' di finger picking, un po' di arpeggi. E dopo forse la cosa che ha dato il via a quei tempi, c'è stato Tuck and Petty, no? Ha dato un po' il via, anche se devo dire che, insomma, per me suonare in duo non è mai stato un ripiego, è sempre stato proprio l'attività principale, cioè, quindi non è che avessi altri progetti. E c'è stato un momento, appunto, nell'accompagnamento che ho pensato di allargare un po' il range della chitarra, ma non per fare anche il basso, diciamo, sì, per fare anche il basso, ma per avere delle note in più per accompagnare ancora di più. Sì, che nel 92, tanto tempo fa, è cominciata l'avventura con la chitarra a sette corde, la mia prima chitarra a sette corde, che ho fatto fare da Michele della Giustina, e sì, per chi c'è questa corda in più, insomma, che in realtà sì, è un basso molto profondo, qua, che è proprio un La, no? Ma in realtà io lo uso come per risolvere meglio gli accordi, per avere un po' come forse fa anche il basso a cinque corde, per avere non so, il Mi bemolle, il Re, che sia un Re, ripeto, non per sostituire, per fare sia il basso che gli alti e tutto quanto. È tutto un po' molto sterile questa cosa qua. Però, tipo, anche quando facciamo jazz, no? Il famoso walking bass, no? Possiamo fare... E ti devo dire che aiuta molto questa, questa settima corda chi canta. Ma infatti la cosa che emerge moltissimo, oltre, come dicevi tu, la linea di basso, ma è proprio la parte ritmica, no? Che sembra, ti immagini la batteria anche se non c'è, cioè ti viene da battere il piedino, no? Da danzare quasi. È una dimensione bellissima nonostante non ci sia una band. Certo, sì, perché è la chitarra, l'accompagnamento, però c'è anche il canto. Infatti quello che ci tiene assieme, appunto, è questa un po' macchina, no? Questa macchina che si muove assieme. Insomma, siamo in realtà, ci sosteniamo ritmicamente a vicenda, insomma. Ecco. Certo. Rica, quindi, tornando a questo bellissimo discorso della libertà, no?
E la tua vocalità, che ha formato moltissime cantanti e in un certo senso posso dire che ha un po' rivoluzionato il modo di, certo, di pensare all'improvvisazione legata alla voce, no? Che non deve essere necessariamente chiusa dentro un genere. Quanto pensi che sia importante o quanto è stato importante per te, ma soprattutto quanto pensi che debba essere fondamentale nel cammino di una cantante anche molto giovane? Sì, ci sono, in questo periodo qua ci sono molte persone che mi chiedono di poter cantare liberamente dei suoni, purtroppo per guarire altri, no? Questo è un po' il sentire, ma anche un po' la moda di oggi. E questo nasce da una sensazione intima di, diciamo, di comunione con la propria essenza e quindi con quello che la voce ti dà in quell'istante mentre canti. Questa è una cosa fantastica da una parte, ma ha anche i suoi bei rischi. Allora, forse sai che io formo nelle scuole, in alcune scuole di musicoterapia del Veneto, formo i nuovi musicoterapisti e il mio compito è proprio quello di aiutarli a esprimere i suoni che possano mettere in contatto, diciamo, loro con il cliente, paziente, diciamo così, certo, no? E questo non è un compito semplice, perché che suoni vai a, cioè quanto libero sei quando tu crei appunto sonorità, ma vai a battere il tamburo oppure la percussione e canti. Ho viaggiato anche, insomma, nella mia vita, sono stata anche in contatto con parecchi sciamani, ma per una curiosità mia, cioè non perché, insomma, io vada verso questo tipo di cose qui, ma ho sentito l'uso che loro fanno di questi suoni, che sono liberi, che sono, vengono proprio da un altro, diciamo, mondo, no? È stupendo poter fare questo. Bisogna stare attenti a cosa tu porti, cioè se sei davvero in comunione con l'altro, se sei davvero in interplay, oso dire io, quindi anche quando canti, ma può essere nel duo, ma anche nell'orchestrona, cioè con il gruppo di 50 persone, quanto interplay, cioè quanto sei pronto a sentire e a cogliere quello che tu stai dando. Perché non sempre i suoni sono portatori di eleganza, di bellezza, di finezza, di vita, ecco. Certo. Spesse volte, no, cantiamo cose così, ma insomma non è. Però è importante, secondo me, fare un'esperienza, no? di boh, mollo, lascio tutto, non canto, esatto, ma vediamo cosa esce. No? Credo che poi il risultato migliore possa essere una sorta di commistione, no? Tra uno studio delle scale, proprio della parte più armonica anche, no? Della, sì, musica, e un'assoluta libertà di dire ok, appunto, mollo quello che so e mi lascio andare. Sì, sì. L'insieme di queste, certo, due cose. Certo, certo, certo. È quello che fa in maniera meravigliosa Bobby McFerrin, no? Cioè, esatto, che mette insieme tecnica, ma anche cioè quello che proprio così è legato all'istinto. Attenzione però, quando parliamo, cioè quando abbiamo parlato prima di libertà del suono, spesse volte pensiamo che mettere una scala sia, ok, vado nella pentatonica, no? per dire, e funziona. Il suono libero è quello che per me nasce dalla possibilità di trovare tutto attraverso quello che tu fai. Quindi non è il suono o il bel canto, ma aperta a infinite possibilità che la voce ti può dare. Quindi
dal grido al suono rauco, eccetera, che diciamo hanno una funzione un po' fuori da quello che è la musica così, certo. di oggi, insomma. Assolutamente. Certo. Penso che ci voglia anche una certa predisposizione d'animo. Predisposizione, no? sì. Mollare le briglie. Sì. Mollare le briglie. Esatto. Questo mi piace come termine, proprio dove cioè molli e vai. Sì, vai. Sì. E tornando al vostro percorso insieme, no? Uno ascolta oppure si approccia a un duo e crede appunto che sia semplice, no? Ascolto una cover, che è una canzone che mi piace, e la rifaccio. Non è così semplice, soprattutto se poi appunto il percorso e l'obiettivo è quello di anche di metterci noi stessi. Certo, no? Certo. Quindi volevo un po' sapere da voi qual è il vostro percorso artistico per così riprendere un brano che amate e dire ok, lo facciamo così piuttosto che così. Beh, allora, c'è da dire che non sempre funziona. Si va per tentativi. Succede davvero un sacco di volte che potremmo, si prova. E non funziona. Sì. E magari dopo un po', proprio per questo non è qualcosa di meccanico, non è qualcosa che viene fuori un po' con l'esperienza, un po' non pensandoci su, forse. Esatto, esatto. Scusami. Esatto. Sì, forse lasciando che questa cosa va. Sì. E tante volte anche un po' per caso, come quando abbiamo fatto la canzone di Marinella, mi ricordo perfettamente che facciamo, ho detto, beh, proviamo, succedono queste cose qua. E dopo il percorso per l'arrangiamento non è mai fisso, dopo dipende gli interessi che abbiamo, allora certo. O lo modifichiamo dal punto di vista armonico. Ecco, una cosa che mi sento di dire, la cosa che magari non facciamo, sì. In genere, parlo anche per Erika, perché insomma, tendiamo a non modificare troppo le melodie. Ok. Perché secondo me in genere la melodia è piuttosto una cosa abbastanza sacra, cioè nel senso che comunque il compositore, quindi ci sbizzarriamo un po' sulle armonie, su queste cose qua, ma le melodie secondo me le facciamo sempre capibili, cioè chiare, sì, certo, chiare, certo, perché deve essere così per quanto mi riguarda. Anzi, forse aggiungerei questo, ancora più chiare di quello che di solito ci entra, no? Come brano dell'estate, come brano, eccetera, che ascolti una canzone, ti entra, ti passa e la senti sempre così e non riesci a immaginare, e questo è quello che io cerco di fare sempre con i miei allievi, che quando tu canti un brano, fai tuo questo brano, diventa un'altra cosa, diventa una parte di te, diventa te, cioè, no? Quindi dunque, con i potenti mezzi della tecnologia, facciamo sentire giusto un pezzettino del brano per capire poi anche l'impatto, no, di quello che è diventato nel vostro mondo. Eccolo qui. Lascerei a voi. Va bene, grazie. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me. Faccio melodia, poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Poi all'improvviso
sei arrivato tu. Non so chi l'ha deciso, ma mi hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva a farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui, qui seduta in una stanza pregando per un sì. Wow, grazie, grazie. Credo che Max Pensali ne sarebbe molto felice. No, sai ogni tanto cosa è successo? Che qualcuno ha detto, non sapevo che il testo fosse così bello. Ma l'ho pensato ora. Sì, certo. Non lui ha una voce pensato. Decisamente più ruvida, sì, no? Certo, quindi certo, non, certo. Non fai caso tanto ruvida, alle parole. Sì. È un altro tipo di, un'altra qualità di messaggio. Ecco. Certo. Ecco, quindi tutto lì. La ricerca che fate, dicevamo che è, come dire, sia armonica che ritmica, ma mi interessava capire anche qual è la scelta che invece fate a monte, no? Cioè, quali sono i vostri brani del cuore, se c'è un genere oppure un autore. È sempre interessante capire, no? Cosa si pesca dal cappello magico. Si pesca dal cappello magico. Secondo me questa cosa riesce, è interessante farla quando c'è un pezzo che la gente conosce molto bene. Certo. Che è un po' lo spirito anche dello standard jazz, nel senso che per un americano alcuni brani sono molto conosciuti, noi dobbiamo reimpararli, no? Sì. Praticamente. Quindi noi andiamo a pescare forse in questa psicologia, no, collettiva, in questo inconscio collettivo dove ci stanno appunto Come Mai, che è un pezzo molto famoso, abbiamo fatto anche con la canzone di Marinella, che è un pezzo, certo, altrettanto famoso, quindi cerchiamo di lavorare un po' sulla memoria. Sì. La cosa è molto interessante, allora. Se il pezzo è sconosciuto, non c'è questo certo. Anche perché c'è una voglia di recuperare quella che è la storia della nostra musica, della musica, certo, italiana, quindi c'è un progetto nuovo nostro che appunto vede un CD e in questo CD ci sarà sicuramente spazio per un brano che stiamo vedendo in questo periodo qui. Anna e Marco, wow, veramente rivisitato, cioè dove cambia proprio veste, cambia completamente il messaggio, ecco, di questo brano. Se vuoi che sì, possiamo fare certo un pezzettino proprio così, accennandolo. Marco cuore in allarme, con
sua madre, una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andare via. E la luna una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco è dentro un bar, chissà cosa. Si può andare in città. Stiamo ancora lavorando molto su questo e quindi... Grazie, dell'anteprima, wow. E, no, la cosa bella secondo me è anche che rispetto per esempio alla versione originale con sì. la band, no? Diventano, come nel caso del brano di prima degli 883, diventano dei piccoli racconti, no? Sì, sì. Effettivamente si riesce di più a concentrarsi anche sulle parole, certo. In una dimensione così piccola, sì. Oltre sì, alla, certo. alla magia che è riuscita a creare, certo. No? Sì, 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 però è molto bello questo. Sì. E magari canzoni che nella versione originale uno non ha sentito, così le riscopre, sì, in un certo sì, senso. Sì, sì, no? Sì, certo, certo, certo. Quindi, parlando proprio di progetti futuri, questo è il sì, quello che avete è una, uno in lavorazione. Dei tanti lavori, insomma, poi collaborazioni varie con le scuole, c'è un progetto anche dedicato alla Luna, wow. Bellissimo, con un percussionista che si chiama Luca Nardon Gianluca Di Lucio, che è proprio l'autore di questo questi testi che di questi testi sì, che lui recita, diciamo, e ne viene un lavoro molto particolare, perché la Luna viene trattata in più da più punti di vista, ma sempre con la magia della musica, insomma. Certo, dopo io ho fatto con il mio amico Gigi Sella, sassofono, certo. Abbiamo fatto un disco in duo, sempre chitarra e sassofono, con pezzi tutti nostri. Sì. Quindi continua questa mia passione per il duo, cioè che è sinceramente proprio la mia natura, l'essenza, diciamo. Cioè. Certo. Sì. E potete ricordare, insomma, come poi è possibile seguirvi per scovare i vostri progetti? Nota dolente, nel senso che sì, quando c'è qualcosa lo si mette un po' su Facebook, certo. Dopo un piccolo canale YouTube che devo un po' rimpolpare, ma perché sono sì, un po' pigro sotto questo punto di vista. Ma. Certo, sì, Spotify, insomma, c'è qualche cosa anche lì. Volevo aggiungere anche che io collaboro con il coro della terra che ha fondato mia sorella Anna, quindi ogni anno c'è questo appuntamento che conta più di 3 milioni e 700 mila persone di 74 paesi del mondo, quindi che cantano nello stesso attimo, cantano un unico brano, insomma, questo brano. Ed è stato bello perché in questo decimo anno, no, di ricorrenza della fondazione di questo coro, c'è stato questo grande passaggio, perché Alessandro Pasquali, che è uno scienziato giovane che sta lavorando con i fotoni, no, quindi un lavoro pazzesco di scienza, ha mandato la mia voce del coro della Terra su fotoni nell'universo, quindi è stata una cosa spettacolare, è stato bellissimo. E quindi basta che uno cerchi coro della Terra, Anna Bacchia, uh-huh. E lì trova, insomma, tutto quello che tutta la formazione di Anna e questo progetto di teatro e voce che abbiamo portato nel mondo. Vi ringrazio quindi tantissimo e approfitto anche per ringraziare tutti quanti voi che seguite sempre calorosi queste bellissime interviste. Ringrazio la cooperativa Polinote nella persona di Giulia Romanin, la presidente, i direttori artistici
della Polinote Music Room, che sono Luca Colussi e Giovanni Truant. Ringrazio inoltre per la collaborazione il Comune di Pordenone, l'Associazione Sviluppo e Territorio di Pordenone, lo Studio Grafico Interno 99 di Cordenons e Davide Pettarini della cooperativa Claps per il supporto tecnico. Naturalmente grazie al Caffè Letterario per questa splendida cornice e io direi di chiudere con la musica, quindi vi lascio con Enrica Bacchia e Massimo Zemolin. Grazie. Grazie a tutti quanti voi e a te, Michele. Questa di Marinella è una storia vera. Scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una sella. Sola, senza il ricordo di un dolore, vive di senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Cielo su una stella e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose e come tutte le più belle cose vive.
solo un giorno come le rose.